Bella a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio su Warcraft 3. Non so in quale episodio siamo arrivati, forse il decimo, non lo so. Comunque sta di fatto che la situazione è questa. Abbiamo appena compiuto la missione facoltativa della carovana, abbiamo preso tanti schiaffi. Diamo un potenziamento, aumentiamo gli riporti in vita i cadaveri se unite a amiche vicine. Questo qua mi fa gasare di brutto questo potere. Per mio padre, il re. Questi dovete picchiare, che questi fanno tornare in vita la gente. Per l'onore. Assaggia la mia ira. Ok, picchiate pure questo. Per mio padre, il re. No, non mi morire. Tu vieni qua, riparami questa. Eh sì, di riparare le cose. Hai bisogno che ti inginocchi. Hai bisogno d'aiuto. La luce è la mia forza. Ogni tuo desiderio. C'è pericolo. Senza esitazione. C'è pericolo. Ok, ok, ok. Pronto all'azione. Io combatto per la luce. Sei pezzo grosso. La miniera tra poco sicuramente schiatterà e dovrò andare a fare questa. C'è pericolo. Aspetta prima. Hai bisogno d'aiuto, la luce è la mia forza. Calma, Cicino. Prima picchiamo questi. Non mi morire. La luce è la mia forza. No, mi è morto un sacerdote. È morto pure un mago. Un'incantatrice. Hai bisogno d'aiuto, umano. 10 minuti all'arrivo di Uther. Io combatto per la luce, forza. Per mio padre, meglio il re. Funzioni. Io combatto per la luce. Certamente. Picchiate questi e voi picchiate questi. La luce è la mia forza. Sporca caramba. Questo è tosta. Meglio che funzioni. C'è pericolo. Questa è un'ondata tosta. L'uso magico è capriccioso. Per l'onore. Devo usare questo. Io combatto calma, per la luce. Cicino. Mo facciamo tornare in vita la gente. Beh, vieni qua. Quanto serve? 250. Aiuta. Mo che arriva a 250 proviamo a far tornare in vita un po' di gente. Ottimo. Qua c'è pericolo. Meglio che funzioni. I nostri uomini sono sotto. Hai bisogno del mio aiuto. La luce è la mia. Calma, Cicino. C'è pericolo. Picchiate questi voi. Non c'è bisogno di ginocchi. Assaggia la mia ira. Siete pezzo grosso. Io combatto per la luce. Aiutami ad aiutarti. Aiutami ad aiutarti. Sei incorreggibile. Hai bisogno d'aiuto? I nostri uomini sono sotto attacco. Lo so. Qualcuno è ferito. Non c'è bisogno che ti dica. Per mio padre, il re. No, non ho fatto in tempo a salvarlo. Non ho fatto in tempo a salvarlo. C'è pericolo. 5 minuti all'arrivo di Uther. Sei incorreggibile. Per mio padre, il re. Assaggia la mia ira. I nostri uomini sono sotto attacco. L'uso magico è capito. Hai bisogno degli aiuto. Non c'è bisogno che ti su di questo, su di questo. Non mi lasci. Non lo farò morire questo. Sporca. Non lo farò morire. Ok, secondo gruppo tornate qui. C'è pericolo. Andate diretti su questo. Che pezzo grosso. I nostri uomini sono sotto. La vittoria sarà nostra. Ottimo. Sei incorreggibile. Hai bisogno d'aiuto. Non c'è bisogno di ginocchi. È pericolo. Hai bisogno d'aiuto. Non c'è bisogno che ti inginocchi. C'è pericolo. Meglio che funzioni. Non c'è bisogno di. Non è possibile. Non finisco. No, vuoi qua.
luce è la mia forza. No, 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 non va bene, non va bene. Aiutami ad aiutare. Crea. È morto Arthas. Merda. Calma, Cicina. Il principale computer, difendi Hertha. Oddio, forse ce l'ho fatta così, cioè proprio alla brutta. Pronto all'azione. Ah, era fatto apposta che dovevo perdere. Vediamo. Sì, cioè. La luce mi dona la forza. Boom. Per l'ordine. Pronto all'azione. Ecco Uther. Saresti potuto arrivare in un momento migliore. Non è ancora il momento di festeggiare, figliolo. La battaglia è lungi dall'essere vinta. Lungi dall'essere vinta. Mi sorprende che tu sia riuscito a durare così a lungo, ragazzo. Se io non fossi arrivato in tempo... Ascolta, Uther, ho fatto... Sei calmo, vecchio, sottovaluti. Se avessi avuto una legione di cavalieri al mio fianco, sarei... Non è il momento di essere orgogliosi. Ciò che abbiamo affrontato qui non è che l'inizio. Ogni volta che uno dei nostri soldati cade in battaglia, le fila dei non morti si infoltiscono. Allora dovremo colpire il loro capo. Andrò a Stratolm e ucciderò Mal'Ganis con le mie stesse mani. Calma, ragazzo. Non sei in grado di sconfiggere da solo un uomo che comanda i morti. Ma chi te l'ha detto? Se vuoi puoi scendere a patti, Uther. Io vado, con o senza di te. Ecco qua. Bene ragazzi, anche questo episodio può finire qui. Come sempre vi ricordo di lasciare like, iscrivetevi al canale, condividete, commentate, fate quello che volete, ma fate qualcosa. Fate qualcosa. Bella ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!